Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti. Se è la prima volta che passate da queste parti, io sono uomo che sapeva troppo. Per gli amici uomo, fuori piove, pioviggina, buono, un po' perché mi ero già rotto le palle del caldo e un po' perché vado al cinema. E niente c'è di meglio che quando piove di infilarsi in una sala buia e guardarsi un bel film. Che film? Godzilla Cross Kong, quindi gorilloni e lucertoloni che si picchiano, anzi in questo caso credo saranno già alleati, pronti per picchiare qualcuno di più cattivo o più grosso di loro. Parto perché siamo all'Arcadia di Melzo, quindi venite con me, ci sarà un po' di gente interessante che incontreremo, insomma, vediamo poi questo film come sarà. Forza, andiamo! Niente momento benzina, perché l'ho già fatta, so che amate il momento benzina, ma questa volta niente. Direttamente all'Arcadia. 3, 2, 1, via! Sono arrivato all'Arcadia, guardali. Guardateli, guardateli come mangiano. Guardali, avidi, avidissimi. Dai, raggiungiamoli dentro. Speriamo non mi cacciano, perché io ho già mangiato, quindi non mi caccino a pedate dal ristorante. Vediamo, eh. Eccoci Nuovo qui. Paolo, noi siamo i Godzilla e i Kong Noi della siamo i situazione. Godzilla. Tu sei più Godzilla o più Kong? Allora, amore mio, No, tu io sei mi più sento più Godzilla o più Kong? Godzilla, mi sento più Va Godzilla, bene, io più però quando Kong. Godzilla ti viene a trovare suona il campanello facendo King Kong. King Vero? come Fantozzi va in pensione. Sì o no? Cos'era? È Io mi Fantozzi chiamo Paradiso, va in Paradiso. Tasto 9, mi chiamo Mandingo e al culo te lo spicco. King Kong. Va bene, dopo questa battutona. Sì. Allora, siamo qui per vedere questo film che è sparito adesso. Sì, Prima c'erano Godzilla e i Kong. bambini di casa, per me è un film che farà discutere con i nostri figli, eh? Non mi hanno cacciato dal ristorante perché c'era No, questo no, dubbio, perché tu molto hai buono. iniziato a riprendere prima di me. E Sì. ricordati che quando hai la febbre devi prendere un cellulare e inquadrarti e clicchi rec, perché almeno ti riprendi. Ecco, guardate, Oh, chi c'è arriva, dietro? non è né Godzilla né Kong, lei è precisamente, Ma lei è... cosa ho sulla C'è anche testa? Travatar. Travatar mi sa di Che bella, Mecha cosa mi stai Godzilla. dicendo? No, no, Aiuto! io sono per l'organico, Ah, con l'organico, Io sono per con l'orgasmo. Allora, siamo l'organico. E a... quello l'ho avuto l'altro Sì, ieri. all'Arcadia di Melso. Ci abbiamo messo un'ora e mezzo per arrivare. Ecco, Questa è la tutto così oramai, riciclo. La veramente. Ma riciclo. tanto ti stanno già Mi sentendo. stanno già sentendo Qual è che il siamo già... nostro rapporto col Monsterverse? Allora, il mio è parecchio problematico. Non che non sia un fan dei mostroni, fammi le corna, un po' più alte, però io nel Monsterverse salvo solo Kong Skull Island. A parte io ho un rapporto Erotico. disastroso con Gareth No, no, Edwards, lo sapete che a me non piace a me sono nemmeno piaciuti tutti, chi Guardo. più chi meno. Lo Diciamo che ho sapete. accettato il Non fatto ci che oramai mando. se si pestano va bene. Quindi Però basta che si ti menano. dico, io Godzilla King of the Bravo, Matteo. Monsters, Godzilla contro Kong, li ho proprio trovati pessimi. Poi c'è Millie Bobby Brown, di cui sono innamorato. Guarda Quindi se mi sta Damsel, molto carino sentendo. Damsel, l'hanno Me criticato in l'hanno detto tanti. E che è invece a carino. me è Ho visto un piaciuto. paio di clip. Sei Travatar. l'unico che ha detto è carino. Vedi, anche io se Ma dico perché sa che siamo non dalle sono. parti di, mi hanno detto che siamo dalle parti di Enola, Mai visto però non Enola? parla con lo spettatore, anche qua parla con lo No, spettatore. parla con lo E lei è questo spettatore. vizio che parla in telecamera. Matioski, tu Ma che stanno facendo in invece macchina? ti sono piaciuti di più Mi i sa dove film del... guardare, Un sono occhio di qui, un occhio di disorientato. là. A te sono piaciuti di più i film del Monsterverse? Sì, presi come le cazzatone che sono, non vado a ricercare trama, personaggi Travatar. ben caratterizzati, approfondimento Bastano le psicologico. botte, gli schiaffi, Bastano dice. le botte da Sì, Orbi. però dai, nell'ultimo Godzilla c'era quel complottista, non lo sopportavo, lo volevo stritato. Ma Roberto allora, poi Giacobbe. intendiamoci, io li ho visti con l'eccezione del primo Godzilla di Edwards. Si pronuncia, li ho visti tutti in pandemia, quindi con un clima che necessitava anche di un po' di svago tamarro per riprenderci da una situazione del Menga. Quindi non avevo neanche la Giustamente in necessità. pandemia tu hai visto fin sulla fine del mondo, Sì, bellissimo. non avevo la necessità di fare le analisi, le recensioni, quindi li ho proprio presi in modo leggero Però è e questo, mi sono Mattia. divertito. Magari stasera uscirò, ma io No, tu stasera ti Ma no, diverti. tanto è Lo perché. approccio col piglio di Fast and Furious e via. Che io Tu amo, lo stasera sai. ti diverti, Invece qua, secondo me sei più entusiasta ricordiamo stasera. che Travatar 91 con la maglia di Godzilla l'ha visto in anteprima. Lui Sì, è il vero fan di in lingua originale, Godzilla. cioè parlavano la lingua dei mostri praticamente. Assolutamente sì. Tu che l'hai visto in anteprima.
Spoiler, no, ti immagini. Tu che l'hai visto in Andrea. Allora, ci sono delle cose. Non ascoltate Travatar, Monarch è una buona serie. Non io non l'ho vista, purtroppo non l'ho trovata. Come la sativa, dovevo cominciarla, dovevo fare anche delle live con Travatar, poi alla fine sono finito. Dici tutto. Perché dici lui tutto, mi diceva, no, no, fa schifo. No, parte bene Monarch, poi sarà male. Okay. Ancora peggio, cioè ti illude, la bastarda. La monarchia o la Repubblica. La prima Repubblica. Partiamo dal presupposto che tanto Monarch non conta un cazzo, quindi qui non ne parlano. Eppure c'era quel finale. Ma che quel finale era un'apparizione del mega che non serviva a niente, infatti fine a se stessa, dei livelli allucinanti. Non dite troppe cose. Infatti, però apparizione fine a se stessa. Però Travatar, allora, tu che l'hai visto. Partiamo dai difetti. Sì. Ogni tanto mettono le canzoni un po' fuori luogo. Sì, un po'. Sì, però no, ci sono le canzoni alla gamba. Pochissimo, ma non a cazzo di gamba. C'è Thunderstruck, io spero ci sia Thunderstruck. Allora, se lo mettono in tre momenti, poco, okay, però quando li mettono sono un po' fastidioso. La sceneggiatura è più solida rispetto a Godzilla vs Kong, ma c'è un momento finale che dice ok, qui è pretestuoso da far schifo. Non è stupida, non diciamo con troppe robe, che qui sì, mi raccomando. Però è pretestuosa, questo bisogna dirlo. Nella parte finale, poi il resto ok. La regia è buona, ma niente di eccezionale. E la CGI è buona, ma è talmente colorata la fotografia che in un paio di punti diventa molto... Perché cazzo? Diventa molto, sì, diventa sì, molto sì, cartonesca. Per il resto mi sono divertito un casino. Godzilla è sacrificato, purtroppo. Io però mi sono divertito un casino. Sembra un bambino a fianco a Travatar, da quell'angolazione. Vedete la regia, se inquadrate dal basso, sembriamo più imponenti. Dall'alto... Ecco, purtroppo il Monsterverse associa qualsiasi personaggio del Monsterverse a noi. Chi sarebbe l'uomo? Nel Monsterverse. Io chi sarei? No, beh, partiamo dall'uomo. È vero. Allora, sì, io mi porto su da solo, io sono Serizawa. Purtroppo sì, muoio. Sì, io non mi ricordo l'iniziato, no? Kenwatanabe. Ma quello che si fa saltare, bellissimo. Io sono Kenwatanabe. Addio, amico mio. Compresi Godzilla. Kyle Chandler, quello che odia però poi ama. Quello di Friends. Il padre di Millie Bobby Brown, che odiava Godzilla perché gli aveva ucciso il figlio. No, questo ma il personaggio mostri, talmente bello che non me lo ricordo. Che mostri saremmo? Posso fare? Ah, mostri. Senza Nutella. Vabbè, te saresti Mechagodzilla, quello schifoso che va eliminato subito. Io chi sono? Non dire il gorillino, per favore. Non farmi sul cuore. Quindi muore dopo due secondi. No, però, ma... Faccio King Ghidorah. Posso fare King Ghidorah? Ma quale, la testa scema o le due intelligenti? Le due intelligenti, dai, la testa scema. Eh no, la testa scema è troppo. Non essere troppo ambizioso. Ma no, va bene, basta, dai, questa stronzata, finiamola qua. Sì, finiamola esatto, qua. Tanto, andiamo perché altrimenti siamo ancora qua. Tanto torneremo dopo, ma ricordiamo che nel cast è presente anche per una fugace apparizione Massimo Boldi. Sì, sì. Questo va detto. Tra l'altro ci aveva chiesto di non dirlo. Assolutamente però... sì. Comunque, ciao Cipollino. Tra l'altro fai vedere la maglia, facciamo... Grissimbon, si fa il occhio perché con la musica ti tolgono, è copyright. Ma che copyright, sì, ma... Sì, sì, te pensa, c'è una partita di calcio, no? Sì. C'è King Kong che sta giocando, sì, ma c'è anche il suo acerrimo nemico amico. Sì. Ad un certo punto arriva la palla in corner, pum, la butta dentro. Sì. Fanno Godzilla. Mamma mia, questa era veramente terrificante. Sì, infatti improvvisata. Matteo si chiude il canale, ha detto. No, un po' più... Sì. Ho fallito. Sì, ma non... Comunque prima c'era la musica degli Avengers, sì, cioè... Immagini se parte quella... Posso lasciare un indovinello al tuo pubblico? Assolutamente sì, sì. Se in una gara podistica uno supera il secondo, come si piazza? Deve rispondere il tuo pubblico. Che brutto film, allora... nella tuta gol. Allora, diciamo che c'ha le sue parti divertenti, poi no, dopo ne parlerò un po' meglio, però... Perché avete scelto questa modalità di ripresa che dobbiamo abbassarci e... Andiamo indietro. Ma l'audio non va bene, però con l'audio andiamo avanti invece. È veramente un cretino comunque. No, allora, io dico, caro Matioschi, che te ne vai. Io parlo al cellulare dell'uomo. Va bene, io parlo al cellulare di Paolo. I due film precedenti per me erano pessimi. Questo, no. Sì, per me, sì, per me, ho detto per me. Questo si abbraccia bene agli altri, perché Godzilla è utile quanto un pene per una 74enne. No, diciamo che è utile, però solo alla fine. No, è talmente forte che devono tenerlo fuori. Sempre off screen fino alla fine, in viaggio per il mondo, poi un film dove si scazzottano e si ammazzano di schianti che risulta noioso. Già questo è, dopo un pochino io ho percepito la noia, e tutte le scene con gli esseri umani
Va bene. Non mi sono affezionato a nessuno dei personaggi. Allora, va bene. Volevo dire delle cose, ma poi sarebbero spoiler. Diciamo solo che comunque Godzilla si vede molto poco, come abbiamo detto, e secondo me non si arriva mai a sviluppo. C'è un momento dove io dicevo, ma succede qualcosa di interessante? Parti di mitologia, secondo me, veramente buttate fuori a caso. Per allungare la trama, pseudo spiegazioni di cose che secondo me non servivano. Proprio. Una virata sul fantasy che si vede già dai trailer, per me è molto grossa. Il villain sembra Rafiki ubriaco. Sì, va bene. Che va molto bello questo taglio di luce del così dove... sì, perché siamo a luci, no, non siamo a luci. Però hai paragonato la taglia a luci. Ecco, l'unico cui è piaciuto quello davvero, ecco, è qua. Travatar. Allora, io dico solo una cosa. Qua abbiamo Travatar 91, ricordatevi il suo nome. Non si vede, è tagliato però. Da non confondere con altri. Travatar sono 91, come i mostri giganti, ma non tengo in boccia Monarch, che in confronto è un capolavoro, io, e mi salva Godzilla e Kong. Monarch è una merda che non arriva da nessuna parte. Esatto, Monarch però fa cacare. Monarch parla di bigamia, di truccioli, di omosessualità. Non me ne frega un cazzo. Non parla di mostri. Qui tanto ti spiega di mostri. Quindi va far culo Monarch. Siamo qui per parlare di Monarch. Va bene, va bene. Con lo scatenate che non si trasforma in cosa. Quindi lei lo salva, signor Travatar. Non faccia spoiler. Assolutamente. Perché lo salva? Perché sarà pure un film con tutti i suoi problemi, però innanzitutto è un film in cui si parla di mostri e non di porcate varie che non siano i mostri. Un saluto a Mona che parla di tutto tranne che di mostri. E su Mastalino, Paolo che parla. Guardate, 10 puntate per non parlare di un cazzo. Va bene, va bene. Ma questo film invece... Ma però, questo almeno c'ha un cazzo di centro narrativo, cioè devi fermare un cattivo. Si parla effettivamente di creature, ce ne sono tante, poi colorate, poi i mostri sono inquadrati non in una merda di fotografia arancione o blu. Saluta, su questo sono d'accordo che perlomeno si vedano un po' meglio, però per me vedano bene, però la CGI è veramente bruttina, l'ho visto molto più anche e me è tutto finto, dai, cioè. La CGI è finta, stanno solo no, però quella di Jurassic Park del 94 di Spielberg mi faceva credere 93. Però se io devo salvare qualcosa di questo film, c'era anche della CGI, la Minimus, comunque Amici dell'uomo, però, se io devo salvare qualcosa di questo film, è la CGI. La CGI, CGI che tradotto vuol dire computer, computer graphic, esatto. Però per il resto secondo me ci giocano interamente, però Travatar era accanto a noi, aveva le lezioni, noi siamo. Però allora mi confermate che lo bocciate anche voi? Sì. Dico i pochi pregi che ci sono. Vai. L'espressività delle creature, ci sono tante sequenze senza dialoghi in cui ci sono dei comportamenti che riusciamo a elaborare. Le scene di combattimento sono divertenti, anche se l'ultima, che dovrebbe essere il main event, rispetto ad altre viste prima, un po' sottotono. Sì, è come tu vedi un evento di wrestling e il combattimento finale. Il wrestling è la parola giusta. Un po' depotenziato. Tutto il resto io l'ho trovato molto lento, con personaggi umani detestabili, nonché il inutili. È una cosa... Godzilla fa Eurotrip perché non sanno cosa farci. In tutte le mete perché purtroppo, Rio, questo purtroppo. Poi c'è una virata sul fantasy. Sì, è vero. Una tipica soprattutto della classe. Che ci sta come il cavolo a me. Io ho visto un po' di Watang, le popolazioni strane. Ah, l'ha detto Winger, lui è un fan dell'era Showa, si è ispirato a quella. Quindi... Però io mi sono trovato un po' spiazzato e poi mi sembra che abbiano cercato di inseguire il cinecomic Marvel, anche come impostazione registica. Infatti c'è un proto Star-Lord con queste cazzo di canzoni pop che smettete di inserirle. Dannato James Gunn, avevo detto che era un problema, mamma mia. Un po' di confusione in qualche scena di lotta. Allora io e l'uomo parlavamo in dei momenti che nessuno dei due capiva chi fosse il villain in certi momenti. Paolo mi diceva sempre, ma chi è cattivone qua? È quello più magro, mi ha detto. Ok, e tu guarda quello che fa. Boh, secondo me della fase ignorante è il più debole in assoluto. Sì. Io... Se la due non mi stancherò mai di dirlo. No. Io lo metto ultimo nel Monsterverse. Però ma poi... fortunatamente per concludere c'è Monarch. Vabbè, a dopo adesso... giustamente se viene la... Popolo di internet, sono tornato a casa, sono in una situazione disastrosa. Travatar è stato probabilmente arrestato, noi siamo scappati mentre lui continuava a ululare e urlare nel cinema, quel dell'Arcadia. Se qualcuno dell'Arcadia sta vedendo questo vlog recensione, ci perdoni, arrestatelo, fate qualcosa, noi ci dissociamo assolutamente dalla pazzia di Travatar. Travatar che poi è l'unico che di fatto ha apprezzato davvero il film. Non c'è molto da aggiungere in realtà da alcune considerazioni che abbiamo fatto, diciamo che le ordiniamo un attimo. Allora,
è un film che a tratti può divertire. Ci sono dei momenti dove tutto sommato si ridacchia, dove questi si menano, dove c'è qualche schiaffone, dove si spacca tutto, dove c'è Godzilla nel Colosseo, insomma. Ci sono dei momenti, no, che comunque te lo fanno portare a casa, ma veramente spalmati in un paio d'ore risicate, e meno male in questo caso, che ho trovato molto discontinue. C'è veramente un saltare di location in location, un po' così, un po' senza senso, un po' per perdere tempo. Cioè Godzilla, veramente, dei due personaggi, notatelo, perde tempo tutto il tempo. Cioè viene... fa delle cose, un certo, sì, che vengono giustificate ovviamente dalla trama, per poi di fatto fare il suo. È molto più Kong-centrico il film, forse perché è più facile dedicarsi, no, magari al gigantone peloso, è più simile agli umani, ama gli umani, è in cerca di una famiglia. Godzilla, no, è più veramente il mostro algido da solo, il protettore della terra, no, che non, con cui si empatizza magari meno. Questo Godzilla e Kong, il nuovo impero, innanzitutto ha questa trama, basandoci sui trailer, senza dirvi troppo, che comunque va nella direzione di questo appunto gorillone cattivo, questo imperatore, diciamo, questo capo di un altro esercito di scimmie, e va a scavare molto nei misteri di quella che è la Terra Cava. Buttandosi molto sul fantasy, c'è veramente un'incursione del fantasy gigantesca, cosa che nella vecchissima era Showa, la prima di Godzilla, quella degli anni diciamo 60-70 giapponesi, insomma, entrava, ecco, il fantasy c'era il regno di Vatang, il regno degli esseri minuscoli lì, c'erano profezie, c'era un po' di tutto che in qualche modo univa scienza, alieni, fantascienza e fantastico, per carità. Quindi ci sta che anche con questo Monsterverse si sia piano piano andati a parare da quelle parti, però mi sembra una virata, non lo so, non gestita così bene, con tra l'altro tutta una serie di personaggi, chiamiamoli molto fantasy, di cui poi mi importava anche poco. Cioè questa Terra Cava è abitata anche, no, da, diciamo, una popolazione, perché il nuovo impero comunque non è un nome casuale, e di cui mi importava poco, come del resto di quasi tutti i personaggi del film, nel senso che non si salvano veramente poco. Cioè mi interessava nulla sapere se fossero sopravvissuti, se non fossero sopravvissuti. Cioè, e nei film di mostri, soprattutto quelli classici, ma anche in questo Monsterverse, c'è un attaccamento, secondo me, ai personaggi umani. Deve interessarti. Ecco, credo che probabilmente dal film precedente, Godzilla vs. Kong, sia partita questa deriva un po' più cacciarona, un po' più quasi Marvel style, andare un po' a cercare, no, il film di supereroi, che toglie un po', secondo me, del fascino ai mostri. Cioè qui vediamo un Kong veramente che si comporta come un grosso umano, che fa la sua vita comune, che cazzo si fa la doccia, cioè succedono veramente, no, delle cose, che delle facce che fa, che te lo fanno sembrare veramente quasi il protagonista di un cartoon. Prima non succedeva, fino al secondo Godzilla, che da una parte poteva essere considerato troppo pretenzioso, troppo vedo non vedo, troppo oscuro anche come colori, no? Sia il precedente Godzilla vs. Kong, che soprattutto questo Godzilla e Kong esplodono di colori alla luce del giorno, anche in maniera coraggiosa, per carità, perché comunque i mostri si vedono alla luce del sole, basta questo buio che non te li fa vedere. Però ecco, erano dei mostri, erano delle figure irraggiungibili, erano delle forze della natura, e noi vedevamo tutto molto di più da parte degli umani. Gareth Edwards aveva iniziato così, un po' esagerando, perché il suo primo Godzilla mi aveva deluso un po', proprio perché avrei voluto vedere di più i mostri, che quando si vedevano bene, ma io avrei voluto più mostri. Gli altri, da Skull Island a Godzilla 2, mi avevano soddisfatto da questo punto di vista. Però erano mostri, restavano là, erano creature giganti, tu cercavi di capire i loro comportamenti perché seguivi loro, la telecamera sempre
quasi sempre sugli umani. Qui c'è un grande ribaltamento, cioè si sta molto in compagnia dei mostri, quasi solo spesso in compagnia dei mostri, con questo linguaggio, questi silenzi che per carità denotano comunque lo sforzo di voler cercare di farci vedere un po' come comunicano, eccetera eccetera, però tolgono veramente quell'aura di essere estranei al loro mondo, di vederli da qua sotto. E infatti una delle cose che mi sono piaciute meno del film è la scala. Vedendo sempre Kong e altri gorilloni giganti e poi Godzilla e altri mostri, sì, a un certo punto le città compaiono, ovviamente si capisce che sono giganti, ma in tante sequenze io mi domandavo, cavolo, ma sto vedendo effettivamente un mostro gigante oppure no? Perché comunque il regno di sotto, insomma la terra cava, non è che ci abbiano questi metodi di paragone, cioè Kong sta in una caverna, ma se veramente non mi fai capire un po' la prospettiva, potrebbe pure essere una caverna normale, cioè... Ripeto, perché poi magari nei commenti mi dite che sono pazzo, è chiaro che si capisce che sono giganti, ma ci sono tanti momenti dove questa cosa non ha quasi senso, non viene tenuta conto, non serve alla narrazione, no? Cioè sono lì tranquillamente, Kong fa le sue cose, non percepisci la grandiosità. Poi quando si va in ambiente urbano, tipo Godzilla a Roma, come si è visto anche nel trailer, chiaramente lo vedi che sono grossi, lo ribadisco. Però ecco, mi è mancato anche tanto quello, il senso di scala. Forse si è visto poco un umano che vede i mostri giganti e troppo loro enormi, con magari la gente, la folla che scappa e che non ti dà la stessa sensazione, no? Questo elemento secondo me è molto importante e viene veramente a mancare in questo Godzilla e Kong. Ci sono un sacco di incursioni musicali, la colonna sonora piena di sintetizzatori anni 80 mi è piaciuta perché sono un grande fan del periodo, diciamo che si sente un po' la puzza di Guardiani della Galassia anche qua, James Gunn, questa cosa di inserirci le canzoni qualche danno lo ha fatto. Per carità, succedeva anche precedentemente, c'era anche in Skull Island una sequenza musicale, cioè non è che non c'erano i momenti cassettina messa nell'elicottero e scena che ti contestualizza un po' il periodo, no? Là erano gli anni 70, qua hanno voluto fare questa wave anni 80 un po' così, non per ambientarlo in realtà, ma perché era per i colori anche, li vedete nella locandina, questo rosa, questo giallo, questi tramonti, questo Top Gun, c'è una scena che... Io e Mattioschi ci siamo guardati Top Gun. Comunque, insomma, ecco, è un film che intrattiene, ma nemmeno così tanto, perché poi questa è la verità. Ha un inizio, secondo me, un po' lento, che mi aveva abbastanza catturato, devo dirlo, ma poi c'è un momento in cui il film, secondo me, si rompe proprio e non succede nulla, non si capisce bene dove si sta andando a parare. Parte uno spiegone terrificante, che c'entra con dei, diciamo... Vi dico solo dei geroglifici, delle pitture rupestri, diciamo, dei bassorilievi. E parte uno spiegone, secondo me, neanche necessario per quello che già c'era raccontato prima. E si va poi a parare su, appunto, nuovo impero, profezie, questo nuovo gigante gorilla che sta là sotto, più qualche altra sorpresa. Nel trailer lo avrete visto, c'è questa caverna oscura con questi occhi luminosi, c'è un nuovo kaiju, c'è più di un nuovo kaiju che compare in questo film. Però ecco, più che arricchire la mitologia, secondo me, del Monsterverse, un po' la complica, la confonde, gli aggiunge delle cose... Non lo so, cioè veramente credo che se uscisse un prossimo film e voi lo guardiate dopo Godzilla vs Kong, non è praticamente cambiato nulla, se non un paio di elementi, si vede anche dalla locandina, ora Kong c'ha il braccione metallico, molto tamarro, però veramente, cioè, mi sembra che porti anche avanti poco la macro narrazione dell'universo rispetto al resto, con un paio di Deus Ex Machina che non mi hanno convinto, buttati veramente un po' improvvisamente. È un film che mi ha lasciato poco, non mi mette voglia di rivederlo, di dire vabbè, mi metto lì, no, un sabato pomeriggio me lo guardo, perché poi è questo che io volevo, no? Volevo gente che si picchiasse, io che ridevo, ed è successo in un paio di momenti, però in un film di 2 ore non mi bastano, e avrei voluto qualcosa di diverso, proprio sul lato anche del divertimento puro. Gli effetti speciali, la CGI, l'ho detto anche con gli altri, loro la salvano un po' di più, io non l'ho trovata così straordinaria, o perlomeno è molto uniforme, per carità, ma molto videogiocosa, molto... cioè, sembra veramente tutto un po' fintone. Io prima, provocatoriamente, ho tirato in ballo Jurassic Park, però veramente quel tirannosauro io me lo sogno ancora adesso, no? Come se fosse vero.
Qui è tutto veramente annacquato di CGI, cioè anche tantissimo i palazzi, le praterie, le grotte, le vallate della Terra Cava sono tutte incredibilmente finte. Capisco che sia un mondo fantastico, un mondo che deve sembrarci quasi alieno, però io qualche ripresa in più, diciamo, dal vivo, in cui magari inserirci dentro poi dei personaggi in CGI, l'avrei utilizzata, ecco, utilizzata. O magari ci sono più riprese vere di quel che penso, e è tutto un problema di color correction, di colori, di illuminazione. L'illuminazione di questo film è tutta sbagliata, eh? È veramente bruttissima, piena di lens flare, di luci di taglio. Sembra tutto, ogni tanto ha questa atmosfera veramente come la locandina, no? Con questa illuminazione da telenovela argentina, che proprio non ho capito. Forse aiuta un po' con gli effetti speciali, mitiga un po' alcune storture annebbiando un po' tutto, non lo so. Sono rimasto un po' freddo. Magari, ecco, non vi dico che è un film terribile, però lo metto tranquillamente all'ultimo posto del Monsterverse. È il primo film del Monsterverse che recensisco su questo canale, quindi posso dirvi che magari ne riparleremo, no? Del Monsterverse, ma lo metto all'ultimo posto. Al poco prima di questo ci metto probabilmente, sì, forse Godzilla di Edwards, che era più autoriale, ma volevo più botte. Poi Godzilla 2 e poi prima di questo Godzilla vs Kong, Godzilla di Edwards, Godzilla 2 e Skull Island. Kong Skull Island io l'ho adorato, gli anni 70, no? Il mistero, l'isola, la non tecnologia, no? Quindi oddio, chissà cosa troveremo là, l'idea di un viaggio, di esplorare quest'isola dove poi sta Kong, mi era piaciuto tanto. Peccato perché non... Poteva essere di più, non... è veramente un filmettino proprio da cestone. Sapete quei film con i mostri, tutti CGI, che trovate un po' nei cestoni? Ecco, siamo proprio da quelle parti lì. E per carità, non è che abbia grandi ambizioni, probabilmente, questo Monsterverse, se non divertire, tirare fuori una mitologia un po' cacciarona, giocando un po' con i mostri. Gli omaggi classici non mancano, eh? Gli omaggi ai film proprio veramente classici giapponesi ci sono, però non bastano, secondo me, a tirare fuori un film anche solo interessante da quel punto di vista. Peccato, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere nei commenti, magari proviamo un po' a chiacchierarne. Se dovete fare spoiler, avvisate, scrivete commento spoiler e ne parliamo. Non ho fatto spoiler e credo non ne farò anche adesso, ma proprio perché non c'è neanche tanto da spoilerare, diciamo che se l'avete visto capite a cosa mi sto riferendo quando dico che magari qualcosa non va. Vabbè, dai, faccio un minutino proprio di spoiler veloci, eh. Scappate se non l'avete visto. 3, 2, 1. Sì, King Kong che fa la sua vita, si fa la doccia, gli fa male il dente, un po' deluso, molto ironico, molto bambinone. Non lo so, a me stacca un po' dalla sua figura di mostro, no? Godzilla che fa il sorrisino, va bene il suplex, omaggio ai vecchi film, Godzilla che dorme nel Colosseo, ok, sono contento che in Italia ora ci abbiamo Godzilla. Non lo so, cioè tutta questa serie di scene, ripeto, per me tolgono questo mistero che i mostri avevano. È vero, già dal precedente film avrei dovuto capirlo che non gli interessava più fare quella roba lì, che Edwards magari esagerava, no? Il portale che si chiudeva e loro che combattevano sullo sfondo, loro in una televisione mentre gli umani parlavano, per carità, era magari esagerato. Però ecco, con Godzilla 2, da molti tanto vituperato, per me si era trovata veramente la quadra di ciò che si mostrava e di come noi umani percepivamo quello che vedevamo, che era quella cosa che qua mancava. Di tutta la leggenda di Shimu, il mostro, il titano che ha portato l'era glaciale, ingabbiato col cristallo, sto cristallo non si è capito bene da dove viene, poi viene distrutto dal conghettino piccolino, c'è questa profezia appunto di questa ragazzina che deve arrivare da Skull Island, e perché deve arrivare proprio da Skull Island? Non si sa. Skull Island perché è il perno, diciamo, è il grande perno dove stavano i Kong, e poi c'è stato il tifone, loro sono stati praticamente epurati. Cioè, perché deve venire proprio da Skull Island? C'è un motivo? Mothra risvegliata?
il Deus Ex Machina di Mothra, già un po' abusato, anche qua omaggio ai grandi film del passato, per carità, Mothra era sempre quella che convinceva i mostroni a non picchiarsi e a collaborare. Però anche questa cosa del rituale che la dovrebbe risvegliare mi è sembrata un po' gratuita. I personaggi, l'ho detto, c'è il complottista che a quanto pare sa un sacco di schemini, c'è lei che ha i sogni e scrive le cose e quindi insomma solo lui li sa decifrare. Abbiamo il cacciatore che il militarone che quando l'abbiamo visto abbiamo detto questo muore subito, cazzo è morto subito veramente mangiato da sta pianta in 02. Neanche io, a un certo punto ho detto magari questo li tradisce, è tipo un mezzo traditore che in qualche modo no, cerca di fregarli, no, muore come un cretino. Tutta la roba del prototipo dell'Armona, molto gratuita, Deus Ex Machina anche quella, stranamente l'abbiamo, l'unico prototipo l'abbiamo portato nella Terra Cava, proprio in quel posto avamposto che è stato distrutto. Crolla tutto perché c'è la voragine che risucchia, cioè, ma un po' casuale, cioè questa roba della voragine che si crea proprio lì nella caverna dove Kong ha combattuto contro i mostroni all'inizio, un po' gratuita anche quella, non lo so. Cioè, allora... Io capisco che magari mi scrivete, vabbè uomo però dai, stai parlando di Godzilla e Kong. Però gli altri film avevano una trama meno gratuita. E perlomeno si picchiavano un po' meglio. Godzilla vs. Kong aveva cazzottate migliori. Cioè non volete farmi il monster movie come i primi tre? Gli umani, il mostro, la distruzione? Volete farmi i mostri che si picchiano, il wrestling? Fatemelo un po' meglio. Perché comunque il combattimento finale... era un po' sottotono, secondo me. C'ha i suoi momenti, il cazzotto dato al gorillone che gli fa volare via il dente, il suplex, appunto, le piramidi distrutte. A parte un sacco di morti, ragazzi, migliaia di morti fanno. Ho capito che se non salviamo il mondo, dirà Godzilla, il resto del mondo muore, no? Però, vabbè. Boh, tante piccole cose che non vanno e che però nel complesso mi hanno fatto anche un po' rompere i coglioni in queste due ore. Fatemelo sapere, comunque cosa ne pensate, scrivetemi, voglio saperlo, se volete fare spoiler appunto precisatelo. Noi ci vediamo al prossimo video, recensione, chiacchiera o quel che sia, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima, ciao!